Dopo due edizioni di successo degli anni scorsi abbiamo deciso di farne un'altra, abbiamo invitato 5 artisti americani con i quali lavoriamo da tempo e quest'anno poi abbiamo esteso anche a un artista messicano e un'artista colombiana per allargare il senso geografico alle Americhe, visto che hanno contribuito a promuovere l'arte di Carl Stengel, perché qua siamo presso la collezione Stengel e quindi sono amici da lunga data della collezione Stengel. Prima aveva uno spazio espositivo ad Arezzo, poi nel 2017 ci siamo spostati qua a Firenze e la scelta su Palazzo Rosselli del Turco è stata anche grazie al fatto che c'erano già in passato atelier di artisti, in particolare appunto atelier di artisti americani, ed è per questo che quando per breve periodo Firenze è stata capitale d'Italia era la sede dell'ambasciata degli Stati Uniti e quindi questo collegamento forte con gli Stati Uniti che celebriamo anche questa sera con gli artisti americani che espongono. Significa la llave para entrar al mercado italiano. Es una primera muestra en el área de Florencia y la quiero tomar como punto de partida para empezar a difundir mi trabajo. ¿Y cuál es la inspiración del tu trabajo? La inspiración es la vida, el aire, un buen momento, una sonrisa, una flor. Todo es inspiración. This is actually my second show here. I had a show a year ago that was much more about social realism and people in need. And those photographs were, if they sold, the money went to a charity that my wife and I have started. But this show, to be asked back to be part of Americans in Florence, which has been a show that's gone on for multiple years, I'm just proud that Studio ABBA likes my work. And it's a very different quality. These photographs are more about man in a grand space in the earth as opposed to social realism. So it's just a different style of my photography, and I'm very proud that Studio ABBA is letting me partake in this. These three images were also in a show in New York that we just had as well, called the Affordable Art Fair. So.